Eccoci qui. Ci siete? Ci siete, ci siete, ci siete? Ci siete, ci siete? Cacchio, siamo solo in 16, ma io pochi ma buoni, gli altri che ho fatto l'ho ammazzati con la lezione di stasera. Siamo partiti in 30. Vabbè, partiamo con live sharing. Screen sharing has started. Ok, allora, eccoci qui. Dunque, quindi per ricapitolare quello che abbiamo fatto prima, Screen e sharing soprattutto has scoprire started. come modificare il resto del video, ci muoviamo all'interno della timeline spostando la famosa barra rossa che abbiamo visto in basso. Vado, per esempio, eccomi qui. Vado per esempio a cercarmi un'altra porzione di testo da modificare e seguo lo stesso ragionamento di prima, e cioè mi muovo sulla timeline fino a intercettare il punto in cui probabilmente troverò i livelli della zona che sto coprendo con la barra rossa. In questo caso scivolo verso il basso. Ecco qui. Intercetto rispetto a questi quattro livelli che sto considerando il livello che probabilmente mi interessa di più, quello con il testo. Quindi mi muovo a sinistra. Siamo sul livello di testo 3. Doppio clic. Ed ecco di nuovo il mio testo da modificare. Ho ancora la T selezionata e scriverò. Ciao a tutti. Della serie quando non sai che cosa scrivere. Ciao a tutti. Ok? Ora, volendo eventualmente ritoccare anche altre porzioni, ovviamente cosa faccio? Torno di nuovo indietro al livello iniziale. E vi faccio notare che in effetti, man mano che apro delle schede, eccomi qui, man mano che apro delle schede, a fianco si aprono altre schede che posso eventualmente recuperare in un qualunque momento, chiuderle e lasciarle aperte. E addirittura, volendo, posso intercettare una cosa che mi può tornare utile, lo sfondo. E cioè, in questo caso, l'autore, come abbiamo detto, ha creato queste sfere in 3D, ma probabilmente quello sfondo sfumato, bianco, grigiolino, bluastro che vediamo, potrebbe essere modificabile. Scopriamo se è vero. Andando all'interno della timeline, scopro che in basso ci sono dei livelli, eccoli, che seguono l'intera animazione fin dall'inizio e che, come vedete, non si interrompono strada facendo. Al contrario dei blocchi rettangolari che abbiamo visto prima, questi rettangoli continuano per tutta la durata dell'animazione. In questo caso, senza utilizzare la tecnica del nome del livello, perché non sappiamo come l'autore ha chiamato questo livello, probabilmente background, ma non è detto. Però a quel punto, giusto per farvi vedere un'altra tecnica abbastanza banale, lavoro con il simbolo dell'occhietto, cioè nascondo e mostro i livelli fino a intercettare quello che mi interessa. Vediamo un po'. Mi muovo a sinistra, in corrispondenza di questi livelli che sono costanti e continui, e comincio a nasconderli. Partiamo da questo. Questo livello, per esempio, non ha direttamente occhiolino, evidentemente è un livello strumentale ad altre necessità. Quello di sotto però sì. Se lo nascondo, se lo mostro e lo nascondo, scopro che dentro quel livello ci sono le mie sfere nere. Il livello più in basso ne mostra e nasconde altre. Ah, che addirittura abbiamo scoperto così che dentro questo livello che sto cliccando c'è in realtà un livello di regolazione cromatica per quelle sfere. Questo perché in effetti, se facciamo mente locale, avevamo visto prima che questo tipo di file ha delle varianti cromatiche, ragion per la quale probabilmente, ecco, aspettiamo un attimino che si veda l'anteprima anche da voi, per cui in effetti probabilmente l'autore ha creato delle sfere monocromatiche
alle quali all'interno dei tre file associa dei livelli di sovrapposizione di colore differenti, ok? Quindi probabilmente il motivo è questo. Ma continuiamo a cercare il nostro background. Alla fine, testando tutti i livelli in basso, scopro che c'è un livello. Per adesso ignoriamo la dicitura BG, che ovviamente sta per background, però proviamo a nasconderlo, vediamo cosa succede. Se nascondo il background, e questo livello chiamato BG, che ovviamente sta in fondo a tutti, mi accorgo che in effetti sto lavorando proprio su quel livello. Come faccio a modificarlo? Doppio clic sul nome del livello, e si aprirà questo strano blocco nero, che in questo momento a noi non dice nulla. Probabilmente è un livello monocromatico al quale è stato sovrapposto una sfumatura, come si fa su Photoshop. Quante volte magari avete creato un livello e gli avete applicato una colorazione? Vediamo se è vero. Espando cliccando sul triangolino. Adesso non so se da voi si vede abbastanza bene, ma comunque. Espando i triangolini, riuscite a vedere in basso i due quadratini bianco e celeste? Si vede bene lì da voi? Ok. E guardate un po', espandendo con quei triangolini, sono arrivato a vedere che ci sono in effetti due quadratini, uno bianco e l'altro di quello strano grigiolino che stavamo visualizzando. E allora io che cosa faccio? Come farei in qualunque altro software? Clicco all'interno del quadratino di quel colore. Doppio clic e appare, guardate un po', una finestra che conosciamo bene. Per dire che alla fine After Effects si presenta come un mostro, che in effetti è un mostro nel senso positivo del termine, però stringi stringi parliamo sempre degli stessi software, e come facciamo in qualunque altro software, esplorando, aprendo, rientrando nel dettaglio di ogni livello, alla fine andiamo comunque alla natura primordiale di ogni contenuto. In questo caso, per esempio, io gli darò una colorazione arancione. Come si fa in tutti gli altri contesti, non faccio altro che cliccare su OK, chiudo il mio livello, e a questo punto, eventualmente, se per esempio non ho idea di che cosa devo fare perché mi sto cominciando a confondere, mi ricordo che Massimo mi ha detto prima che eventualmente cerco le finestre che avevo lavorato originalmente. Allora, qui a sinistra ho solo gli stessi livelli di prima, qui in basso dove vi sto indicando con la freccia. Cioè i due livelli di testo e quello originale. Però la mia schermata è ancora grigia. Vediamo se altrove c'è una finestra che ci permette di entrare di ritornare all'origine del mio livello. Vado in alto. E guardate un po', si è aperta un'altra finestrella, quella grigia sulla quale stavamo lavorando, che si chiama Layer BG, cioè livello background. E a fianco, guardate un po', ho di nuovo il mio file originale, eccolo qui, questa volta con una sfumatura arancione, non più bluastra. Ok? Con un paio di click e l'apertura dei vari livelli, abbiamo sostituito anche il colore. Entrando nel dettaglio, poi, man mano che diventerete più bravi, potrete andare, per esempio, sul comando file importa e magari caricare un background tutto vostro. Funziona esattamente come i livelli e, senza toccare nulla, lo potreste depositare lì. Però, siccome è una fase un pochettino, tra virgolette, più avanzata, ve lo nomino, ci sono alcuni file che prevedono questo tipo di trasformazione, però volevo farvi capire il meccanismo di ricerca di un dettaglio all'interno dei livelli e soprattutto di modifica. Ora, alla fine quindi della fiera, come vedete, ciascun punto che io intercetto muovendomi nella mia timeline è in qualche maniera a nostra semplice disposizione. Basta capire, rispetto alla timeline a destra, che cosa troviamo dall'altra parte, a sinistra, nell'elenco dei livelli. In pratica, a differenza degli altri software, per chi non ha mai lavorato con le timeline, qui abbiamo un unico pannello, a sinistra il contenuto, a destra il posizionamento. Intercetto il punto in cui c'è quell'oggetto, a sinistra, nell'elenco dei livelli, vado a cercarlo. E muovendomi con i triangolini,
o con l'occhiolino, cerco di scendere mano a mano nel dettaglio fino a che non vedo qualcosa che riconosco. Una volta che ho modificato il tutto, arriva poi la fase dell'esportazione. La fase dell'esportazione, in realtà, in questo caso, può avvenire su diversi fronti. Questo perché After Effects ci permette di esportare in tanti formati diversi, non solo in formato video, anche in formato, per esempio, animazione Flash. Ma non solo formato animazione Flash, ma ci permette eventualmente di creare dei file da lasciare interagire in progetti, per esempio, Premiere o in altri progetti diversi. Per quelli di voi che magari sono un po' più avanti dentro After Effects, sfruttando le guide che poi vi linkerò, comunque avrete la possibilità di approfondire ulteriormente. Ma il meccanismo è sempre il solito, cioè alla fine sono una serie di comandi a questi livelli piuttosto semplici attraverso i quali noi prendiamo il progetto che abbiamo sviluppato e lo passiamo ad un altro programma con il quale poi lo importeremo attraverso il quale poi lo importeremo con i dovuti comandi. Nel nostro caso però ci interessa capire come renderizzare il nostro progetto, cioè come convertirlo realmente in video. Ora io vi farò vedere la procedura. Chiaramente non esporteremo perché a seconda della difficoltà del progetto può passare anche un'ora, due ore, tre ore, secondo comunque la potenza di calcolo del vostro computer per la fase di rendering e secondo una serie di scelte che adesso andremo a vedere come strutturare insieme. Per arrivare alla fase di esportazione, come vedete qui non c'è da nessuna parte un pulsante che ci dice clicca ed esporta. Se vado nel menu in alto, File, Export, ci trovo dentro effettivamente quei file di cui vi parlavo, quelle estensioni di cui vi parlavo. Per esempio le due più riconoscibili sono Flash Player e Premiere Pro. Nel nostro contesto invece andiamo a cercare nel menu in alto di After Effects alla voce Composition e troviamo una serie di voci che già sono più comprensibili. Per esempio troviamo voci come Salva Frame Come, perché se per esempio mi interessa posso esportare un singolo frame per i fatti miei, magari per creare una preview statica, tanto per dire. E posso eventualmente anche pre-renderizzare il video, cioè animarlo per vedere come è uscito fuori. È chiaro, in questo contesto non ve lo faccio vedere perché l'animazione è quella che troviamo all'interno di VideoHive quando abbiamo acquistato il video. Andiamo a vedere però che cosa succede quando stiamo realmente esportando il video, cioè ci stiamo limitando alle operazioni minime necessarie per modificare questo file ed esportarlo a seconda delle nostre esigenze. Bene, clicco su Aggiungi alla coda di rendering, quella dici tu in inglese, add to render queue, non so come si dice in inglese queue, come si dice? Q. Add to render queue, grazie regia del suggerimento. Clicco su add to render queue e si apre un nuovo pannellino. Questo pannellino in effetti di nuovo ricalca la logica di prima, cioè lo guardo e comincio a entrare in crisi mistica. In realtà non c'è bisogno di entrare in crisi mistica perché è piuttosto semplice da capire. Allora, innanzitutto leggiamolo insieme. Vediamo se riesco a ingrandirlo un po'. Eccolo qui, l'ho portato sopra. Ok. Allora, ho spostato semplicemente la finestrella e l'ho agganciata all'insieme di pannelli che c'erano in alto. Allora, in questo momento io leggo semplicemente le informazioni dall'angolo in alto a sinistra, scorrendo con il normale senso di lettura. In pratica sto andando a renderizzare questo video sfruttando i migliori settaggi. Best setting corrisponde per l'appunto a tutta una serie di settaggi che mi daranno come effetto un video 1280x720, un certo tipo di compressione, un frame rate di un certo tipo, tutto quello che l'autore ha impostato e che a me potrebbe già andare bene. È importante dire che, soprattutto quando magari non avete idea magari di compressione e quant'altro, una cosa che si utilizza a fare è prendere questi progetti, esportarli così come nativamente sono stati concepiti e poi eventualmente darli in pasto a software più semplici. Questo perché magari, che ne so, il vostro formato 1280x720 non va bene per quella che è la vostra finalità, solo che non vi sentite magari in grado di andare a modificare, adesso ve lo farò vedere, andare a modificare la grandezza del video, e allora che cosa fate? Lo esportate così com'è e dopo lo andate a passare su iMovie, su altro software, che magari lo ottimizzi direttamente per esempio per YouTube, ok? In questo contesto facciamo finta che io a me non vadano bene queste informazioni, quindi cercherò di dire al mio software
che questi best settings in realtà a me non vanno bene. Quindi clicco sopra il pulsantino best settings, lo vedete perché è colorato in arancione, quindi vuol dire che ci posso cliccare, e si apre una finestrella dove, senza per forza essere esperti di formati video, inizio però a capire che qualche cosina tutto sommato la posso ancora fare. Posso per esempio decidere se utilizzare la migliore risoluzione, una risoluzione bozza, draft vuol dire bozza, o addirittura solo il wireframe, cioè lo scheletro dell'animazione. Se voglio per esempio una risoluzione massima o ridotta, addirittura pigiando sul pulsante custom, posso ulteriormente specificare una serie di passaggi diversi. Devo conoscere ovviamente l'argomento, però è giusto sapere che eventualmente si può fare. Posso eventualmente andare a modificare il frame rate, questo perché magari il video che sto creando andrà all'interno di un DVD e all'interno di un DVD normalmente si utilizza un frame rate diverso a seconda dei casi, quindi probabilmente si utilizzerà un frame rate più alto, un frame rate più alto che corrisponderà a una elaborazione più lunga. Insomma, nei limiti di quello che io conosco, posso eventualmente ancora un po' toccare queste finestre. Mi accontento del settaggio così com'è, però voglio gestire l'output. Come noterete, tre pulsanti qui possiamo cliccare in questa finestra. In realtà ne possiamo cliccare di più, però giusto per limitarci al minimo. Best settings per alcune di quelle impostazioni. Sono forse un po' più tecniche, però alla fine, comunque facendo un paio di tentativi, vi renderete conto delle differenze tra risoluzione e effetto bozza o video finale. Quello più semplice da capire è la finestra di gestione dell'output, perché all'interno di questa finestra ci viene richiesto, per esempio, ci vengono richieste eventualmente delle informazioni legate al tipo di file che vogliamo esportare, per esempio QuickTime, H264, che è un formato abbastanza famoso e molto utilizzato in rete. Addirittura possiamo esportare una sequenza per Photoshop, perché magari stiamo progettando un video da mixare all'interno poi di Photoshop con altri effetti, magari conosciamo meglio Photoshop, oppure vogliamo esportare una sequenza in JPEG per animarla in altra maniera, o vogliamo per esempio esportare un video ad alta risoluzione per Blu-ray DVD. Chiaramente non basta pigiare lì e basta, cioè nel senso che per fare veramente un prodotto professionale poi gli sono richieste altre cose, altre competenze, però voglio dire, volendo, io già da qui posso settare, posso settare una serie di parametri ed esportare un qualcosa che è già pronto eventualmente per il mio lavoro. Se non mi piacciono queste dimensioni, ho il pulsantino Resize, all'interno del quale posso eventualmente, attivandolo, cliccandoci sopra, modificare le proporzioni. Quindi già qui, eventualmente, posso decidere una risoluzione diversa per ottimizzare il mio video, per ad esempio l'inserimento su un sito web, tanto per dire, ok? E chiaramente posso giocarci sopra a più livelli, posso addirittura, come vedete, gestire l'audio, quindi decidere se il mio file ha l'audio, se esportarlo o meno, posso tagliarlo, ci posso giocare, sono comunque funzionalità alle quali posso arrivare anche se non sono un esperto di video editing, si tratta comunque di comandi abbastanza semplici. Fino ad arrivare, clicco sull'ultima voce, semplicemente all'esportazione del file finale con il nome che desidero. Quindi scelto il formato, scelte le caratteristiche, lo esporto e alla fine otterrò il mio file finale. Quindi in realtà, anche se già abbiamo fatto una discreta panoramica di alcune funzionalità, come vedete i passaggi reali, quelli che realmente ci servivano, erano pochissimi. Cioè io ho trovato quella bella animazione che si chiama Sferica, la trovate su Video Hive, mi è piaciuta tanto, mi serviva semplicemente per metterla all'inizio di un video che devo lanciare ad una mostra, volevo semplicemente cambiare i messaggi di testo che c'erano, cambiare font, cambiare tipo di testo, ed esportarlo. Con 3/4 click avrei potuto tranquillamente produrre questo video. Alla fine, dopo che ho impostato tutto, a destra, in alto, ho il pulsantino di rendering. E questo rendering non è il pre-rendering di cui parlavamo prima, ma un rendering vero e proprio che alla fine produrrà il file definitivo. Occhio perché, come dicevo prima, se scegliete alta risoluzione e una dimensione del video abbastanza, diciamo, grande,
Chiaramente, da un lato avrete un rallentamento lato computer della potenza di calcolo, e contemporaneamente dall'altro lato tirerete fuori un file che potrebbe essere 1, 2, 3 giga, secondo i casi, ok? Quindi fate attenzione perché può succedere che magari si facciano dei calcoli errati e si finisca insomma a fare qualche cosina di sbagliato. Ok? Chiara la fase di esportazione? Chiaro per tutti? E per tutte? Ok. Avrete notato che in questo contesto non abbiamo però parlato di audio. Questo perché in effetti il file originale non prevedeva un file audio integrato nel file originale. Mi spiego meglio. Quando vedete l'anteprima su Video Hive, 9 volte su 10 l'audio è già integrato, cioè nel senso che vediamo il video e sentiamo anche un audio. Se l'autore è stato attento, magari ci avrà scritto da qualche parte un messaggio del tipo: "Guarda, io ho utilizzato questo file video. Scusatemi, questo file audio, vattelo a pescare, come vi ho detto prima, su questo sito e poi lo integri nel progetto." Il problema però è che spesso capita che l'autore non integra realmente dentro il progetto la presenza di un file audio. Nell'eventualità, in realtà, il meccanismo è abbastanza semplice, cioè basta andare comunque a importarlo, pescandolo col classico comando file import, e poi trascinarlo all'interno della nostra schermatina, dove ci sono tutti i livelli. Vediamo un attimo che si aggiorna la pagina. Eccolo. Quindi dicevo, importarlo in quella colonna a sinistra che sono tutti i nostri contenuti, trascinarlo poi all'interno della timeline e lavorarci un po' su. Però, siccome effettivamente magari chi non ha, come posso dire, familiarità con il software potrebbe un attimino incastrarsi in questa pratica, un consiglio rapido che vi posso dare è: se avete per esempio difficoltà a inserire l'audio, esportate il video con il progetto originale, limitandovi al numero di passi minimi necessari. Dopodiché, il file in uscita lo editate con un programma che magari conoscete meglio, all'interno del quale potete aggiungere le tracce video da tagliare come vi pare e piace. Questo perché ovviamente la traccia audio noi qui dentro la possiamo tranquillamente integrare, però non è detto che la traccia audio cada a pennello rispetto al formato di file che stiamo utilizzando, quindi magari è più lunga, è più corta, va sfumata e così via. E allora, anziché andare a cercare tutti i tutorial e le informazioni per sfumare, lavorare le tracce audio o mettergli degli effetti, la via più breve che vi suggerisco, senza diventare scemi, è esportare il video, rieditarlo altrove, quindi una volta che il video è compilato, quindi è stato renderizzato, avrò per esempio un file MOV, tanto per dire, lo carico altrove, ci aggiungo la traccia audio e lo riesporto nel formato che più mi piace. Ok? È un trucchetto rapido che, diciamo, insomma, ho visto che è molto apprezzato nelle varie classi dove ho fatto vedere questo softwareino, ho visto che molti comunque preferivano fare così. Lo posso capire perché, del resto, come ho detto prima, alla fine non è che io voglio fare un video, ma non per questo voglio diventare esperto di video. Se so che ci sono questi format a disposizione, ottimizzo il tempo necessario e quindi faccio i miei dovuti calcoli anche nell'inserimento della traccia audio. Ok? D'accordo? Ok. Vediamo un altro file, un qualche cosina di un po' più complesso. Un attimo che carica la pagina. Eccolo qua. Se volete vedere il fa Umberto, è così macchinosa la gestione audio in After Effects. Allora, in realtà Umberto non è che sia estremamente macchinosa. Il problema è una questione appunto di conoscenza del software e rapidità, e cioè se lo facciamo a livello accademico, cioè ci stiamo allenando, allora possiamo tranquillamente provare. Però ti dico, approcciare all'utilizzo dell'audio su After Effects, secondo me, è un po' più complesso dell'utilizzo dell'audio su Final Cut o Premiere. Secondo me è più complesso su After Effects, perché in effetti After Effects comunque ti mette davanti tantissimi strumenti diversi. Ora, finché ci limitiamo a editare un progetto custom come quelli che stiamo vedendo,
Come vedete, pochi clic e arriviamo al risultato. Però caricare una traccia, inserirla nella timeline nel punto giusto, aggiungergli eventualmente degli effetti o mixarla adeguatamente con la traccia, probabilmente richiederebbe quantomeno un po' di allenamento in più. E allora, volendovi dare lo strumento, come posso dire, più veloce e pratico, le prime volte vi consiglio di fare come vi ho suggerito, cioè di prendere la traccia, ecco per esempio aprire Premiere o Final Cut, importarvi il rendering che abbiamo creato su After Effects e buttarci dentro l'audio. Non è sicuramente una soluzione, come posso dire, il non plus ultra, cioè un purista probabilmente mi sputerebbe in faccia in questo momento. Però, ribadisco, qui non si tratta di essere virtuosi del software, si tratta di sfruttare il software ai propri fini, cioè utilizzare il minor tempo possibile per produrre il miglior prodotto possibile. Rendo l'idea? Ok. Allora, questo file, che vi ricordo potete trovare dentro Video Hive cercando quel titolo, Typographic Motion Promo, è in pratica la base che ho utilizzato per creare il video promozionale del libro della Franco Angeli lanciato a ottobre. E come vedete, in pratica, questo tizio, nel vendere questo file, ci dice che ci dà un file che è in Full HD, 1920x1080. Ha 10 colori diversi che posso gestire, ed è fra l'altro predisposto per un rendering sufficientemente veloce. Vi posso garantire che in effetti è così, cioè, utilizzato questo file, mi sono trovato benissimo, rapidissimo nell'editing, molto pratico e molto snello. Nel dettaglio, poi, se scendo più in basso, mi accorgo addirittura che l'autore mi mette a disposizione addirittura due versioni dello stesso file, uno da 60 secondi e uno da 30 secondi. Adesso infatti andremo proprio ad aprire questo tipo di file. Ovviamente non è richiesto nessun plugin, fate attenzione a questo fatto del plugin, lo specificano perché alcune volte ci sono dei progetti bellissimi, magari costano pure $15, uno dice lo prendo, è una figata, e poi scopriamo che magari è richiesto l'utilizzo di un plugin, ok? Quindi non è una presa in giro da parte dell'autore, però sta a noi accorgerci di questo tipo di dotazione. In più qui l'autore ci dice che ci sono 22 blocchi di testo, cioè 22 blocchi di testo editabili, e 4 blocchi di immagini, eccolo qua, image holders, e 4 blocchi di immagini che possiamo eventualmente gestire e modificare. Quando scarico questo file, che cosa salta fuori? Vediamolo insieme. Il file in questione è quello che vedete selezionato, Typographic Motion Promo, .zip. Scompattando il .zip, entriamo all'interno di questa cartella. Eccola qua. In questo caso già si capisce che l'autore è stato previdente e mi ha dato un intero video tutorial da seguire passo passo per modificare tutto il progetto. Come vedrete tra poco, è un progetto piuttosto ampio, per cui richiederà sicuramente una elaborazione diversa rispetto a quella semplificata di prima. Ma sapendo che ho un video tutorial, già mi rincuoro perché dico ok, mal che vada, me lo guardo, me lo riguardo, lo seguo facendo le modifiche in sincronia con il video e sono arrivato al mio risultato finale. Apriamo questo progetto e vediamo che cosa succede. Guardate innanzitutto quanta roba c'è dentro la cartella source file. C'è veramente di tutto di più. E fra l'altro noto che non solo ci sono dei file con estensione AEP, che sarebbero i progetti After Effects, quell'estensione AEP sarebbe l'estensione After Effects Project, ma addirittura ci sono dei PNG, dei MOV, che rappresentano sicuramente, in questo caso sarà una demo, adesso non so, un GIG 31, sì, sarà sicuramente la demo che l'autore mi ha messo a disposizione. Ma addirittura vedo che ci sono due file in PSD. Apro il file PSD e scopro che, anziché esserci il file originale di Envato, c'è già la modifica che avevo fatto io. Perché c'è questa modifica? Seguitemi bene. Quando in pratica l'autore ci dà il suo file, normalmente ci può convenire, per esempio, andare a sostituire, sovrascrivendo, i file del progetto originale.
E cioè, piuttosto che andare su file, import, eccetera, questo logo che vedete in PSD era un logo evidentemente diverso, all'interno del quale ci ho buttato il mio. Vogliamo vedere, scompattando il file zip, com'era originariamente questo invato logo? Eccolo qui. Aspettiamo che carica. Eccolo qui. In pratica, prima che io andassi a lavorarci sopra, dentro questo progetto c'erano quattro immagini. Envato logo, questa immagine che vedete adesso, che non è il sito ma è un'immagine, un attimo che cambia la schermata, se cambia, eccola, questa non è il sito, questa era un'immagine che c'era dentro il file sorgente. Vediamo se cambia la seconda immagine. Adesso ti rispondo, Vincenzo, un attimo, se si degna di cambiare immagine. Eccolo qua. Seconda immagine e terza immagine. In effetti, come avete ben intuito, per la sostituzione io vado a sovrascrivere l'immagine e mi cerco di attenermi alla grandezza originale, perché chiaramente se funziona bene in quel progetto che l'autore mi ha fatto vedere in anteprima sul sito, sarò tenuto a rispettare le dimensioni. Non è strettamente obbligatorio, adesso vi farò vedere anche come ridurre le dimensioni degli oggetti. Però, se non vi volete complicare la vita, soprattutto le prime volte, aprite il file originale che vedete nel progetto e editate direttamente quello. Io questo ho fatto, infatti queste quattro immagini che avete visto, guardate come sono diventate nel mio progetto. Ecco qui, quelle quattro immagini che avete visto adesso, io le ho sovrascritte, addirittura ho mantenuto il formato e io ho messo dentro le immagini che facevano al caso mio, rispettando il più possibile il formato dell'immagine. Poi è chiaro, per esempio nel caso di media02.png, mi ricordo che la prima volta che ho sovrascritto l'immagine, nell'esportazione del video in pre-rendering, cioè per vedere come usciva in bozza, in pratica non si vedeva bene. E allora che cosa ho fatto? Ho riaperto Photoshop, ho riaperto lo stesso file, ho risalvato, ok? Ho chiuso il progetto e l'ho riaperto. Questo perché comunque alle volte il programma non registra subito le modifiche. Mi è capitato un paio di volte di beccare dei progetti in After Effects che in pratica non leggevano subito il file modificato. Magari l'avrebbero letto in fase di esportazione, di certo sarebbe stato così, però a me interessava vederlo mentre ci lavoravo. Quindi ho semplicemente chiuso il progetto, salvando le modifiche che avevo fatto, e l'ho riaperto. Ho riaperto lo stesso progetto, ed ecco che riaprendo il progetto, cioè il file sorgente, e quel progetto si è andato a rileggere l'intera cartella immagini e mi ha fatto vedere correttamente la nuova immagine modificata. Quindi lo faccio quante volte voglio e, come vedete, senza perdere troppo tempo, vado a modificare direttamente le immagini sorgenti originali. Apro il progetto. Dovrebbe essere questo, credo. Non salvo ovviamente qui le modifiche di quello prima, non ce ne frega niente. Ed ecco qui il punto in cui io sono andato a inserire l'immagine, che come vedete è un po' più ristretta rispetto a quello che ci aspettavamo, perché in effetti l'autore comunque ha previsto quel formato grande, perché questa immagine, oltre a muoversi nello schermo da destra a sinistra, in realtà scorreva anche dal basso verso l'alto, per cui chiaramente l'immagine era un pochettino più grande. Questo giusto per darvi l'idea. Cerchiamo di capire come è fatto questo progetto, che sicuramente è un po' diverso rispetto a quello precedente.
Allora, per capire con che cosa abbiamo a che fare, la prima cosa che vediamo è la colonna a sinistra, quella che cioè contiene tutti gli oggetti che ci servono per il nostro progetto. Qui, a sinistra. Allora, innanzitutto mi accorgo che ci sono dentro questo progetto due singole possibilità. Guardate in basso, si vede anche qui in alto, full version e short version, e in basso in effetti ho due schermate parallele. Vediamo se cambia l'anteprima anche da voi. Eccola qua. Due schermate parallele dove in pratica troviamo il formato del file da 30 secondi e quello da 60 secondi. Eccolo qua. Allora, ho il mio sorgente, quindi i miei due file da 60 e 30 secondi. Ne basta elaborare uno e chiaramente quando andrò a renderizzare il progetto, sulla base del progetto che ho sviluppato, potrò renderizzare il file definitivo. E cioè, se parto a dare il comando composizione aggiunge alla coda di rendering, mentre ho selezionato full version, partirà il rendering della versione full version. Se io invece voglio esportare la versione più breve, la seleziono, poi vado su composizione, aggiunge alla coda di rendering. Quindi partirà il rendering dell'una o dell'altra versione. A sinistra, all'interno... Vediamo se carica anche da voi. Ok. A sinistra posso andare a notare che ci sono una serie di file, tra i quali eventualmente anche le mie immaginette. Non so se si vede bene l'anteprima, però in effetti questi singoli file sono in pratica quei file in PNG che io trovavo dall'altra parte, cioè che avevo creato altrove. Se dovessi voler entrare nel dettaglio, potrei fare doppio clic direttamente in queste voci a sinistra e mi troverei a poter gestire, se voglio, anche questo tipo di oggetto. Chiaramente, ecco, seleziono la timeline, questa era l'immagine che avevo creato prima, che avevo salvato prima col mio Photoshop. Come vedete, il rettangolo viola mi dice che questa immagine va oltre lo schermo bianco che io vedo. E se voglio, eventualmente, posso anche modificare la posizione di questo oggetto. Come? Visto che ho la freccia selezionata, in alto a sinistra la freccia selezionata, potrei decidere di spostare questo oggetto. Però il problema qual è? Quando si lavora con programmi di animazione, capita anche in Flash, quando toccando determinati oggetti senza sapere dove si tocca, si corre il rischio alle volte di modificare l'animazione. Ve ne accorgete anche qui subito, perché in effetti se ci fate caso, mentre io la spostavo, si è creata quella curva di Bézier, questa strana freccettina fucsia che vedete, che corrisponde all'animazione che l'autore ha creato. Ecco perché vi ho consigliato io di lavorare direttamente sul file sorgente. Certo, se sapete lavorare in After Effects, tanto di guadagnato. Però voglio dire, bisogna un attimino comunque saper scendere poi nel dettaglio per manipolare un'immagine senza toccare gli altri oggetti. Qui noi possiamo modificare l'immagine anche in termini di grandezza. Riposizionandola come ci pare e piace. Però, ripeto, in fase iniziale, quando siete ai primi test, cercate magari di andare per gradi, ecco, di non, tra virgolette, esagerare. Come ogni oggetto, con il doppio clic sul nome dell'oggetto, mi troverò sempre davanti a un livello che sarà sottoposto a delle modifiche o comunque delle opzioni che posso gestire. Quella piccola slittamento che vedete, quelle curve di Bézier che rappresentano lo slittamento, lo ritroviamo qui dentro all'interno delle opzioni del livello. Quindi, volendolo manipolare, vi ho anche indicato dove potreste trovare quel tipo di animazione. Torniamo alla nostra animazione principale. Noto anche che dentro questo singolo file progetto c'è anche una traccia audio. Ora, la traccia audio in questo contesto non l'ho messa io, ma l'ha inserita l'autore. E nell'inserirlo l'autore, in pratica, semplicemente nelle sue istruzioni, lui mi ha spiegato, mi ha detto, vatti a comprare questa traccia audio che si trova su Audio Jungle e buttala all'interno della cartella del progetto. Cioè, sono andato su File, Import, e lui praticamente si è andato a leggere, eccolo qui,
si è andato a leggere il file che mi serviva. Quindi non ho dovuto fare altro che richiamare il file audio. A differenza di prima, dove il progettista non aveva previsto, nonostante ce lo mostrasse nella demo, non aveva previsto l'integrazione di un file audio. Fino ad arrivare ad elementi, per esempio, che troviamo all'interno del mio progetto. Vi faccio notare che ci entro in questi oggetti facendo doppio clic su ciascuno di essi. Ok? Doppio clic. Entrando nel dettaglio di ogni singolo oggetto, posso modificare tutto come mi pare e piace. Per esempio, questa barra originariamente, magari era di un altro colore, va bene. Sono entrato con il doppio clic nella voce ribbon e mi si è aperta questa schermata. Vado qui a sinistra dove ci sono i soliti triangolini e vado eventualmente a cercarmi un parametro che mi possa servire per modificare l'oggetto che sto gestendo. In questo momento ho selezionato il parametro color 4. Faccio doppio clic all'interno dell'oggetto color 4 e sono entrato nel dettaglio di questo specifico elemento grafico, ok? Che posso magari manipolare così, per esempio. D'accordo? Posso decidere di, che ne so, qua c'è una maschera, vediamo qualcosa di semplice. Oh, vabbè. Vabbè, posso comunque entrare nel dettaglio, vabbè, non voglio scendere troppo nel particolare. Comunque, facendo doppio clic, posso modificare, per esempio, la porzione di testo, eccolo qui. Faccio doppio clic sul livello conoscenze per innovare e come prima gli dico conoscenze per mangiare. Ok? Quindi come vedete mi muovo in pratica semplicemente in maniera simile, del tutto simile a quella che diciamo potrei immaginare di adottare all'interno di Photoshop o Illustrator. E per ogni singolo livello, doppio clic, per esempio qui ho le tre icone sociali, vado a cercarmi sempre il dettaglio in basso a sinistra, muovendomi anche all'interno della timeline per scoprire o mostrare o nascondere determinati oggetti. Nel mio caso specifico, qui ho per esempio l'elemento F, eccolo qua, di Facebook. Faccio doppio clic e mi viene messo in evidenza questo oggetto, che posso eventualmente manipolare all'interno dello spazio. Questi sono esempi che ovviamente vi sto facendo vedere solo per farvi capire come, alla fine, ragionando come in tutti gli altri casi, si arriva comunque a poter giocare con gli oggetti. Però è chiaro, come ho detto prima, se il nostro fine è produrre velocemente e breve qualcosa di valore, mi limito a quello che può essere utile come la manipolazione cromatica, l'inserimento dei testi, eccetera. Poi mano a mano divento più bravo e comincio a divertirmi e a giocare. Per esempio, qui ho i miei cerchi, ci entro dentro, doppio clic, e sono entrato nel dettaglio, col doppio clic sul livello, nel dettaglio dell'oggetto grafico. Oggetto grafico che vediamo un po' qual è il livello che mi interessa. Vediamo un po'. Eccolo qua. Questo è il livello che mi interessa. Come vedete mostro e nascondo i livelli fino ad arrivare a quello che insomma che voglio modificare. Ci entro dentro, doppio clic. Ed ecco che comincio a trovare il dettaglio di questa benedetta palla verde. Ok? Che poi posso modificare effettivamente riposizionandola, ricolorandola, spostandola, trasformandone le dimensioni, magari giocandoci con le curve di Bézier. Tenete conto, se ci avete fatto caso, che alla fine queste benedette curve di Bézier ce l'abbiamo un po' in tutti i programmi Adobe, per così dire. Per cui, alla fine, la fase di disegno, di colorazione e così via, ci possiamo comunque realmente divertirci, a crearla come più ci pare e piace. Ok? Che ne so, possiamo dargli un'opacità diversa, renderlo più opaco, oppure che gli facciamo fare? Vabbè, comunque, giusto per divertirci un po'. Sì, si lavora sicuramente sul vettoriale, anche perché gran parte delle animazioni che vedi si lavorano, sono comunque generate dal vettoriale o dal 3D quando si fa lavoro a livello avanzato. Tornando indietro,
E cercando poi la versione originale della mia animazione, quello che ho fatto, eccolo qua, automaticamente si palesa nell'animazione, vedete? Ci accorgiamo, per esempio, da questo pezzo di animazione, che quelle modifiche che io ho fatto, evidentemente, erano quello che praticamente accade anche dentro Illustrator e Flash, cioè un simbolo condiviso. Evidentemente l'oggetto grafico, quello con la palla, condivideva con gli altri elementi, come vedete, un oggetto che evidentemente faceva parte di tutti quanti, diciamo, che erano dei simboli che facevano parte di questa costruzione grafica, perché io ho modificato la F e me lo sono ritrovato anche nel simbolo di Twitter e di Google Plus. Per questo dico, se non conosciamo bene magari la dinamica di quell'animazione, diciamo, non andiamo troppo oltre. Però ribadisco, comunque adesso stiamo giocando, quindi siamo andati a buttarci dentro un po' quello che ci pare e piace, quindi è normale, insomma, che abbiamo dovuto, insomma, che abbiamo visto questi obbrobri, per così dire. E se voglio modificare al solito un contenuto, vale sempre la stessa regola. Mi posiziono nel punto che preferisco, ecco, per esempio questo punto. Cerco la voce e novità, probabilmente sarà questa. Doppio clic. Ed ecco che ci troviamo davanti al livello che volevamo manipolare e sul quale possiamo giocare come ci pare e piace. Ricaricando, ribadisco, il progetto o eventualmente aggiornandolo dall'interno, secondo i casi, ci predisponiamo praticamente per l'esportazione di questo benedetto progetto finale. Ok? Vediamo se vi posso fare vedere qualche altra cosa. Ah, ecco, per esempio, vediamo il discorso dell'animazione. Ok. In questo caso, per esempio, io voglio gestire in maniera un po' diversa l'entrata o la fuoriuscita di questi elementi. Ecco, non so se riuscite a vedere gli elementi che entrano, dovrei essere riuscito a bloccarlo a sufficienza. Social Media Market in pratica arriva da destra a sinistra con un effetto tipico di After Effects. Vediamo se riusciamo a manipolare questo tipo di effetto. Innanzitutto lo rintraccio nella mia timeline. Vediamo un po', dovrebbe essere questo, o è questo, o è questo, o è questo, perché abbiamo detto che cerco l'oggetto che si trova in linea con la mia barra rossa. Questo, come vediamo, è il placeholder che vediamo di sfondo, che fra l'altro vi faccio notare essere a sua volta un elemento vettoriale. Quindi questo quadratino marrone è un elemento, è il placeholder, cioè il box per l'immagine. Questo sopra è il box verde, che magari voglio aumentare perché mi gira così. E l'ultimo che mi rimane è social media market. Benissimo. Questo elemento social media marketing ce lo troviamo a sinistra. Ce lo troviamo a sinistra e abbiamo opzioni di testo, opzioni di trasformazione e opzioni di materiale, cioè di colorazione. Andiamo a vedere effettivamente se c'è un qualche cosina che possiamo manipolare per l'effetto d'animazione. In effetti c'è, e lo notiamo perché c'è la scritta Animate, non so se la riuscite a leggere, ma c'è qui scritto a fianco alla dicitura testo l'iconcina Animate. Lavorando all'interno in pratica di queste opzioni, volendo io posso giocarci fino eventualmente ad associargli nuovi effetti, a manipolare la durata comunque dell'effetto, posso giocare andando eventualmente a gestire anche altri dettagli, come per esempio la posizione all'interno della scena. Per chi di voi ha lavorato con il 3D, probabilmente queste due freccettine verde e rossa e quella blu, che adesso qui non si vedono per ovvie ragioni, rappresentano le assi X, Y e Z. E volendo, perché no, posso eventualmente giocarci, se riesco a beccarlo. Sì, magari scelgo anche uno strumento diverso. Posso anche giocare andando a spostare l'oggetto con la freccia, in modo tale che quando poi l'animazione partirà ci troveremo di fronte ad un oggetto che si muove in maniera leggermente diversa. Quindi alla fine arriverà in maniera differente all'interno della scena. Ora, tutti questi oggetti, come vedete, chiaramente richiedono un po' di conoscenze in più, l'abbiamo detto prima. L'effetto, per esempio, che ha dato da questa sorta di sfocatura si chiama Bullet Train Animator. È manipolabile con una serie di parametri numerici che vedete. Però voglio dire, se salvate il file con un altro nome,
potete decidere, per esempio, di cominciare a giocarci per capire come modificare un effetto. Crearlo da zero, chiaramente richiede un minimo di conoscenza di After Effects, anche più di un minimo. Però manipolarlo all'interno di un progetto ci può tornare utile, perché io, per esempio, potrei decidere di far permanere l'immagine un po' di più all'interno del mio schermo. In sintesi, quindi, ribadisco, sempre con il doppio clic all'interno dell'oggetto che voglio manipolare, muovendomi tra le finestre che troviamo qui nella timeline e le finestre che troviamo in alto, che ci permettono eventualmente di verificare quello che stiamo facendo, quindi il punto in cui ci troviamo. Spostandoci anche nella timeline, cerco il punto che mi interessa. Quando ho terminato, selezionando ovviamente la porzione di progetto corretta, vado su composizione, aggiungi alla coda di rendering, decido le mie impostazioni. Come vedete, abbiamo qui le impostazioni che abbiamo visto prima, con i settaggi, la compressione e il nome del file. Quando sono pronto, rendering ed esporto il mio file. Ok? Una cosa importante. In questo contesto noi adesso abbiamo visto, ci siamo mossi in pratica con una serie di file in formato PNG. In realtà però nel file di prima, quello del progetto Sferica, eccolo qua, senza saperlo avevamo anche dei file MOV. Vi segnalo questa cosa perché? Perché in realtà esattamente come sovrascrivo le immagini, volendo posso anche sovrascrivere i video. E cioè, alle volte ci sono dei progetti che implementano all'interno non solo delle animazioni e delle immagini, ma anche dei video veri e propri. E di solito ci vengono dati delle clip video che possono essere presenti nel progetto o possono anche non essere contemplate. Mi spiego meglio. Quando scarico il file zippato, probabilmente troverò questi file che sono il progetto in After Effects e tutta una serie di impostazioni interni. Poi, se vado a vedere l'animazione che trovo sul sito in demo, vedrò che ci sono dei clip video che però non mi ritrovo all'interno del file zippato, perché chiaramente l'autore non mi dà quei video per utilizzarli. Però che cosa avrà fatto di solito? Avrà impostato il progetto in modo tale che, seguendo le sue istruzioni e caricando dentro After Effects con file import quei altri video creati da noi, scaricati da noi altrove, l'effetto comunque si riprodurrà. In quel contesto di solito l'autore, come vi ho detto prima, vi dice: caro Massimo, questa è la tua cartella. L'autore poi mi dice nel PDF o nel video tutorial: scegli i video che vuoi che vengano caricati, inseriscili all'interno di questa cartella nello stesso livello del progetto, rinominali chiamandoli Tizio, Caio e Sempronio e poi apri il progetto. Così facendo, in automatico il progetto sarà pronto per l'esportazione. Quindi io cosa faccio? Me ne vado per esempio su Fotolia, sezione video, mi compro il video che mi piace di più, perché magari nella mia esposizione del progetto aziendale ci metterò il video di un leone nella savana. Lo scelgo nel formato che mi ha indicato l'autore, quindi risoluzione e formato indicato dall'autore, lo incollo all'interno di questa directory e mi vado ad aprire il mio progettino. Nel momento in cui lo apro, il progetto sa che ci sono dei video, che ci devono essere dei video, che si chiamano MOVE, eccoli qua, li carica e me li fa trovare già pronti all'interno della timeline. Ok? Questi progetti alle volte hanno all'interno veramente l'ira di Dio di materiali. Vediamo per esempio... ecco, ce n'era uno, per esempio, questo logo che abbiamo fatto, questa animazione, era abbastanza strana perché in realtà... Vediamo se è questo, se ricordo bene... No. Eccolo qua, guardate. Questo video, in pratica, che si chiama Ribbon Logo, lo trovate così su Video Hive, è un video molto molto simpatico. Ve lo faccio anche vedere con qualche schermatina. Guardate, ve lo faccio vedere senza animazione.
In questo video praticamente non c'era un'animazione singola, ma c'erano tutta una serie di immagini, eccole qua, dove in pratica l'autore che cosa ha fatto? Ha creato in 3D questa animazione di queste strane righe blu che si muovevano nello spazio e poi si è creato nel progetto l'animazione che le vede mettere in movimento, ok? Ora chiaramente, volendo, io potrei anche agire su alcune o su tutte le diapositive e modificarle se l'autore non mi ha dato altre diciamo, strategie. Però è solo un esempio per farvi vedere in quanti modi diversi il progetto si propone. Ma io in quel caso non è che divento scemo a cercare di capire tutte queste cose anche se non so utilizzare il progetto. Vado e mi cerco il file README, all'interno del quale, ecco, in questo caso il tizio lo spiega con un file di testo, dove mi dice, guarda, innanzitutto importa il tuo logo con file, import file, e scegli il tuo logo, che può essere di qualunque tipo, basta che sia ovviamente vettoriale, mi sembra che da qualche parte lo scrive. E inseriscilo poi drag and drop, quindi drag your logo, e mettilo nel pezzettino che si chiama put your logo here, ve lo faccio vedere, va. Ribbon logo. Ecco, quando io apro quel progetto, guardate cosa mi arriva qui. In pratica il progetto si apre direttamente con questa strana schermata e il sistema praticamente mi dice, anche leggendo il file README, il tizio mi dice, segui le istruzioni, crea il tuo logo e lo butti là dentro. Di solito il logo si mette in vettoriale perché chiaramente, come diceva giustamente Deborah prima, stiamo parlando di un programma che gestisce il vettoriale. E seguendo le istruzioni lui mi dice, metti il tuo logo nell'area che si chiama Put Your Logo Here. E segui le istruzioni e per cambiare i colori mi dice anche dove devo andare. Dice, apri il livello che si chiama Main Comp, adesso lo andiamo a vedere. E scegli Color Control e modifica. Bene, andiamo col logo e poi andiamo a vedere questa funzionalità. Bene, io a questo punto so che qui ci posso mettere il mio logo. Vado su File, vado su Import, File e me lo vado a pescare. Pescandomi il mio logo, facciamo finta che sia... vediamo. No. Aspettate che mi sono sbagliato di cartella. Eh sì, perché giustamente siamo qui. Ok. Vabbè, facciamo finta che sia questo. In realtà non è vettoriale, ma comunque. Ecco, ho caricato il mio logo facendo finta che sia vettoriale a sinistra. Prendo e lo trascino, clicco, tengo premuto e trascino, e lo mollo al centro della mia schermata. Ok? C'entra il logo all'interno della linea rossa. Vuol dire che l'autore ha previsto che l'area animata sarà quella contemplata all'interno della riga rossa. Poi lui mi dice, vai a livello, ve lo faccio rileggere, per cambiare colore, apri il livello Main Comp, la finestra Main Comp. Eccola qui a sinistra, la finestra Main Comp. La vedete? Ve la sto indicando in basso a sinistra. Sì, certo che esiste, Umberto. Ok, eccolo qua, Main Comp. Ci vado dentro, adesso ti faccio vedere, Umberto. Ci vado dentro e l'autore mi dice, vai su Main Comp, seleziona la voce Color Control e negli effetti di nel controllo degli effetti di colore modifica la checkbox, quindi ci sarà un quadratino, adesso vediamo. Bene, cerchiamoci questo Color Control. Eccolo qua. Lo apro. Color Control. Nella voce controllo effetti, clicca per cambiare il colore. Bene, qui abbiamo effetti. Change Colors. Checkbox. E qui però come lo si cambia? Click the color box. Ah, ok. Click the color box. Sì, click the color box. Ciccio. Oh, adesso in questo momento non mi ricordo lui come lo faceva modificare, però... vediamo un po'. Ah, giusto, che scemo. Ho dimenticato il piccolo particolare. Ve lo sto consigliando dall'inizio, doppio click... invece non l'avevo fatto io. Doppio clic su Change Color ed ecco qui in pratica i colori di cui parlava lui. Eccoli qui.
Quindi a questo punto io clicco, mi cambio il colore, faccio le mie dovute considerazioni, dopodiché renderizzo in bozza, oppure vado a fare il pre-rendering, mi rendo conto di quello che sto facendo e dopodiché sono pronto ad esportare. Quindi come vedete, era solo un esempio per farvi vedere che anche nel caso degli oggetti più strani e complessi, comunque l'autore, a meno che non sia un deficiente, cosa che ogni tanto succede, vi dice tutto passo passo. Questo l'ha fatto con un normalissimo documento di testo, non si è sprecato, poteva fare un PDF, però voglio dire, comunque è un modo per capire che effettivamente le istruzioni sono molto semplici. E come vedete, agendo di doppio clic, io adesso per esempio come un cretino cercavo effettivamente, cliccavo a casaccio perché non riuscivo a capire dove che fosse la voce di colore, mi ero dimenticato di fare il doppio clic sulla voce. Di doppio clic in doppio clic arrivo praticamente dove mi interessa, ok? Ok. All'interno del menu finestra, Umberto, abbiamo la finestra a linea. Ed eccola qua. Sì, magari la metto altrove, se no non si vede niente. A linea e a sinistra trovate anche paragrafo, mi ero dimenticato di dirlo, ma ovviamente avendo a che fare con una serie di oggetti, è il minimo, insomma, che succeda che ci sia anche la possibilità di gestire il paragrafo. Ok? Sposto la chat, eccolo qua. Questo tipo di funzionalità è del tutto, diciamo, simile a quella che abbiamo visto all'interno di tanti altri programmi, quindi possiamo eventualmente gestirla rispetto al riquadro ed eventualmente distribuirla all'interno, in pratica, della nostra scena. Chiaramente gli altri livelli che vedete in questo caso sono bloccati, non so se si vede, non riesco nemmeno a selezionarli, perché sono in realtà delle indicazioni, non sono degli oggetti da animare, sono un'indicazione che mi ha dato l'autore. Ma se ci fosse, per esempio, un secondo oggetto all'interno di questa di questo riquadro, potrei divertirmi comunque a giocare con l'allineamento come si fa all'interno di un po' tutti i programmi. Solo che, ripeto, sono, diciamo, test che vi esorto a fare tutte le volte che volete, scaricando i file gratuiti da VideoHive e divertendovi di conseguenza. Per concludere, poi lascio spazio alle vostre domande. Dentro VideoHive vi ricordo che avete secondo che carica la pagina, avete la possibilità di scaricare, se carica la pagina, su, ciccio, eccolo qua, avete la possibilità di scaricare i progetti After Effects, che sono quelli che abbiamo visto, lavorate molto bene con le keyword e vi assicuro che troverete veramente delle chicche, ma anche eventualmente direttamente delle animazioni un po' diverse già pronte, ok? O addirittura i classici elementi stock, che sono delle animazioni vere e proprie. In questo caso, tenete conto che se dovete fare un bel progetto, dentro VideoHive come stock footage non è che trovate granché. Il mio consiglio è di fare quello che faccio io di solito, cioè andare dentro Fotolia, sezione video, ed eventualmente acquistare il video che più vi piace. Seguendo poi le istruzioni dell'utente che ha creato il progetto, magari vi troverete a fare un'animazione che è piena di vostri lavori e all'interno di quei lavori ogni tanto compare un piccolo video animato. È un modo per rendere il progetto piuttosto interessante. E so che non vi ho fatto vedere delle animazioni prese da VideoHive come avrei voluto perché la connessione rallentava, però potete farlo voi stessi. Andate su VideoHive, cercate nell'ambito dei progetti After Effects e scoprirete che ci sono un sacco di progetti veramente belli anche nell'ambito, per esempio, della possibilità di creare il nostro portfolio. Ci sono tantissime animazioni già pronte, seleziono After Effects Project File, tantissime animazioni già pronte che sono veramente interessanti, intriganti, molto moderne, perché chiaramente qui la gente ha tutto l'interesse di vendere progetti sempre freschi e moderni. E se individuate un autore bravo, seguitelo, segnatevelo nei preferiti, segnatevelo nei bookmark che sono presenti all'interno del network Envato. Credetemi che ne varrà la pena. E come vedete, i costi sono sempre molto contenuti. Cioè, parliamoci chiaro, fino a ieri comunque pensavamo che farci un video ci mettevamo 6 mesi e chissà quanti soldi e tempo tra girate e quant'altro. Qui con 25-50 dollari riesco a crearmi un video da mettere nel mio portfolio e nel mio sito, e scusatemi se è poco. Per i video a pagamento ci sono anche dei bozzetti. Che cosa intendi, Giulio? Screen sharing has stopped. Che intendi, scusami? Ah, no, quelli, tu dici le demo che vedo sul sito. Non sempre, dipende dall'autore.
Però eventualmente io sai che cosa faccio per rendermi conto dell'animazione? Su Firefox ho il plugin Download Helper e lo utilizzo. Screen sharing has esatto, stopped. Bravissimo, faccio proprio questa cosa. Scarico con Download Helper la demo, la faccio vedere al cliente per scegliere eventualmente il progetto. Questo perché, per quanto si possa educare il cliente, non è semplice fargli capire perché un video che paghiamo $25, poi magari glielo vendiamo a 300, 400 euro e così via. È un costo comunque basso, contenuto e giustificabilissimo. Il problema è che passarla alla testa del cliente non è sempre facile. E allora ci sta di fargli vedere solo la demo, anche per non indurlo in confusione. In quel contesto, ripeto, utilizzate quel tipo di accorgimento, un tool qualsiasi per scaricare i video, scegliete la traccia che vi pare piace di più e poi acquistate quella che il cliente ha deciso di approvare. Ma guarda, tieni conto Giulio, la tua perplessità è normale, è comprensibile, però ti dico, io per primo, materialmente lo dico al cliente, dico guarda, questo video ti costa poco perché è fatto così. Quindi se tu vuoi delle modifiche io te le posso fare, però devo chiamare il tizio che mi fa il video editing, in realtà poi sono io, però un altro discorso, e ti costa molto di più. Se vuoi un progetto personalizzato è chiaro che ti costa di più. Vi assicuro che il cliente non vi dirà mai preferisco spendere 1600 euro per un video piuttosto che 400 euro. E il video di cui ti parlavo, guarda, è questo. Ti faccio vedere, per esempio, vado su Video Hive, scelgo un video qualsiasi. Sì, magari attivo anche lo screen sharing, forse è pure meglio. Ecco. Screen sharing has started. Vado per esempio su Video Hive. Sì, tranquillo, no, sono qua apposta. Vado su, seguimi un attimo, Giulio. Allora, io ho installato all'interno di Firefox il plugin Download Helper. Si chiama Download Helper. È quello con le tre palline grigie. Tu in questo momento vedi, in pratica, grigioline. E vedi, ti sto mettendo anche il nome, così dovresti vedere. Lo vedete come si chiama il plugin in alto? Download Helper? Non so se si legge lì da voi. Si legge? Ok. Una volta installato, io che cosa faccio? Faccio partire il video. Automaticamente, in alto, le tre palline cominciano a girare. Oh, clicco sul pulsantino laterale. Eccolo. E mi esce fuori il file FLV, oppure MP4, secondo i casi. Ci clicco sopra, lo scarico, download rapido, e il gioco è fatto. E ho scaricato in locale il video demo che avevo qui nella pagina. Facile, facile. Audio Jungle. Screen sharing has stopped. Ok? Facile, facile, te l'ho detto, quindi veramente una sciocchezzuola. Bene, solo 12 sopravvissuti. Daniele, sai se cambierà qualcosa su Behance ora che è stato acquistato? Vabbè, certo che cambierà Screen qualcosa. Screen sharing has stopped. Me l'ha detto anche. In realtà credo che comunque di aver letto un rumors che era legato al Creative Cloud di Adobe. Il plugin, Vincenzo, si chiama Download Helper. È uno dei più potenti per scaricare video da qualunque cosa. Grazie a te, Umberto. E questo, Vincenzo. Download Helper. Allora, bella gente. Io spero di non avervi massacrato troppo. E arriverà presto, Luca. Per quello ho tante cosettine interessanti da snocciolarvi. Vi ringrazio di aver esistito fino adesso, spero che il webinar sia stato di vostro gradimento e sia stato interessante, e nulla, insomma, se ne avete voglia commentate online, sempre un po' di visibilità fa piacere, e niente, ci vediamo al prossimo webinar. Buona serata, buona continuazione e buon weekend. A presto, ciao ciao. Grazie a voi.